Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa combo motori più ESC della FlyWoo. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Questo set contiene ESC e motori, vediamo nel dettaglio cosa troviamo all'interno della scatola. Abbiamo i quattro motori, i dadi e le viti per fissarli al frame. Poi abbiamo ESC, standoff e cavi per il collegamento. Per finire abbiamo lo schema degli ESC ed un set di adesivi. Vediamo subito le specifiche tecniche degli ESC. Questi ESC sono da 50A e riescono a supportare un picco massimo di 60A per 10 secondi. Possiamo collegarli a batterie da 2 a 6 celle. Con le 6S di solito si rende necessario un condensatore, che comunque non viene fornito con questi ESC. Se volete usare questi ESC con batterie 6S, vi consiglio di acquistare un condensatore a parte. Vi lascio dei link in descrizione su dove trovarli. Il firmware è BLE-32, abbiamo quindi il pieno supporto per i protocolli di shot da 50-1200, multishot, one shot e PWM. Inoltre, se usate questi ESC con Betaflight, potete tranquillamente attivare l'RPM filter. Guardando più da vicino questi ESC, notiamo che ci sono 5 condensatori sopra e 8 sotto. A prima vista 13 condensatori potrebbero sembrare pochi, tuttavia questi ESC sono costruiti su due strati, che separano circuiti di controllo da circuiti di alimentazione. Complessivamente questo fa in modo che ci siano meno interferenze, rendendo il segnale più stabile. Sempre su questo lato troviamo il sensore di corrente, utile per chi vuole monitorare il consumo degli ampere. Come notiamo, sui pad dove andrà collegato il cavo di potenza abbiamo incisi i simboli più e meno. Questo ci aiuta a non sbagliare il verso dei cavi. Nella parte superiore abbiamo due dissipatori in alluminio per tenere basso il calore generato dai MOSFET. Una maggiore dissipazione del calore si traduce in una maggiore efficienza degli ESC. Le misure sono standard di 30x30 mm e il peso è di circa 18,5 grammi. Vediamo ora i motori. I FlyWoo NIN sono presenti con i modelli 2207 e 2306. Per entrambi abbiamo la scelta tra 1750, 2450 e 2750 kW. I 1750 kW sono perfetti per batterie 6S, mentre i 2450 kW vanno bene per batterie 4S. Se usate delle 5S, questi motori non sono il massimo, in quanto 1750 kW sono un po' pochi e 2450 iniziano a diventare troppi. Anche la versione a 2750 kW non mi sembra un granché, perché sono decisamente alti per le 4S. Potete valutarli se volete creare un drone con caratteristiche estremamente aggressive, rinunciando però ad efficienza e tempo di volo. Per quanto mi riguarda, ho scelto la versione 2207 da 1750 kW, andrò quindi ad usarli con batteria 6 celle. Tutti i motori della serie NIN, al di là dei dati tecnici, sono uguali per quanto riguarda qualità dei materiali e tipologia di costruzione. I cavi sono in silicone da 16 AVG e sono lunghi ben 15 cm. Possiamo usarli tranquillamente con degli ESC 4 in 1 su frame da 5 o 6 pollici. L'albero è in titanio cavo, questo ci garantisce la massima resistenza con un peso contenuto. La lunghezza è di 13,5 mm. Alla base abbiamo queste piccole tacche che aiutano l'elica a non slittare. La campana, fatta in alluminio 70-75, è fissata alla base tramite vite, soluzione decisamente migliore della clip. La vite risulta piuttosto dura da svitare, questo perché è stato usato del freno a filetti. Se dovete rimuovere la campana, vi consiglio di riscaldare la vite con la punta del saldatore. In questo modo il freno a filetti perderà efficacia e sarà più semplice svitare la vite. I magneti sono degli N52H curvi e la loro distanza dallo statore è veramente minima. Questo significa maggiore precisione e potenza del motore. Gli avvolgimenti sono fatti da un unico filo in rame. Questa soluzione è presente in tutti i motori di fascia alta. Il peso dei motori è di 37 grammi. Ultima nota, il dado che viene fornito è slim, cioè leggermente più fine di quelli standard. Questo l'ho trovato particolarmente utile per quelle eliche che risultano essere molto spesse. Infatti, delle volte con i dadi tradizionali, la rondella in plastica non aderisce completamente all'albero motore. Questo aumenta il rischio che il dado si sviti ad alte velocità. Adesso possiamo testare i motori con l'RC Benchmark 1520. Userò una batteria XF Power da 1300 mAh a 100C con gli ESC INI50 Pro di questo kit.
Per quanto riguarda le eliche, userò una selezione di 3 adatte a diversi tipi di volo. Le JPRC 50-40 sono perfette per fare voli mid-range, hanno una buona efficienza e consumi ridotti, all'occorrenza comunque garantiscono buone prestazioni per fare freestyle. Le HQ Prop 50-45 sono invece ideali per freestyle, hanno una buona spinta e controllo e sono un ottimo compromesso tra efficienza e prestazioni. Infine, le Genfan Hurricane 51-499 sono delle eliche specifiche per racing. Tra le tre sono quelle che hanno le prestazioni migliori, ma anche i consumi più elevati e meno efficienza. I risultati dei test confermano quanto detto nella premessa, con le Genfan che arrivano ad avere un thrust di ben 1618 grammi, ma con il consumo di corrente più elevato. C'è da dire che il risultato delle JPRC, che tra le tre sono quelle con le prestazioni più basse, sono comunque decisamente buoni, in quanto arrivano ad una spinta massima di 1487 grammi. Far fare a queste eliche un simile risultato non è semplice. Per concludere posso dire che tenendo in mano questi motori si ha l'impressione di avere un prodotto di qualità premium, con materiali rifiniti e cura dei dettagli. Gli ESC hanno buone caratteristiche e soluzioni interessanti e ci permettono di usare questi motori con qualsiasi tipo di elica da 5 pollici. FlyWoo è una marca nuova e poco conosciuta dal grande pubblico, tuttavia nel suo listino troviamo solo prodotti di alto livello. Questo ci fa capire che non è la solita marca che punta alla fascia medio-bassa del mercato, ma ha l'ambizione di competere con i principali marchi del settore, e questa combo di ESC e motori ne è la prova. Se siete alla ricerca di motori ed ESC di fascia alta ma volete risparmiare e provare qualcosa di nuovo, questa combo FlyWoo è sicuramente da tenere in considerazione. Questa era la mia recensione della combo ESC e motori della FlyWoo. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.